Buongiorno, benvenuti sul canale Il Mondo di Miro. Oggi voglio farvi vedere come con un semplicissimo punto e un solo filato andiamo a realizzare un qualcosa di particolare. Sto parlando di un gioiello, un bracciale a fascia dal gusto un po' retro. Quindi sto parlando proprio di quei bracciali che una volta si usavano larghi, che prendevano proprio una bella porzione di polso. Mia nonna l'aveva e quindi volevo farvi vedere appunto che non abbiamo per forza bisogno di cristalli o quant'altro per poter rendere il nostro lavoro prezioso. Basta sapere la maglia bassa, la maglia alta e quindi l'ABC dell'uncinetto e poi il filato fa tutto. Sto parlando del filato il dragone di Fili e Forme. Un filato veramente bello, si presenta come un semplicissimo filo, ma ha un'anima, ha l'esterno in lamè e un'anima in cotone, quindi è molto facile da lavorare, però ha un pizzico di consistenza che rende appunto la lavorazione semirigida, per cui ho pensato che il modo migliore per presentarvi questo fantastico filato è appunto la realizzazione di un bracciale a fascia senza niente, senza cristalli. L'unica cosa che andremo a mettere poi sarà nella chiusura due perle a mo' di bottoncino proprio per andare a chiudere il bracciale. Il filato, la tonalità che io ho scelto è un argento bold, è satinato, ma io non so se dal video rende ed è molto ma molto luminoso. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio questo semplicissimo bracciale. Quindi prendo il filo e faccio una catenella. Il bracciale io lo voglio largo, quindi faccio una catenella di 16 maglie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 maglie più 3 catenelle per voltare. Fatte le 3 catenelle per voltare, vado nella quarta e vado a realizzare le maglie alte, quindi maglia su maglia, una maglia alta. Alla fine ho realizzato 17 maglie alte, per cui andiamo nel giro successivo e con 3 catenelle, scusate, e voltiamo il lavoro. Siamo sul rovescio, anche in questo secondo giro lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta. Le 3 catenelle mi vanno a sostituire la prima maglia alta, quindi vado nella successiva e lavoro maglia su maglia. Ho terminato di fare il secondo giro, ho fatto 3 catenelle per voltare, volto il lavoro e mi ritrovo a lavorare sul dritto del lavoro ed è qui che comincia la lavorazione piuttosto semplice per dare carattere al nostro bracciale. La prima maglia mi è sostituita dalle 3 catenelle, salto la maglia successiva e vado nell'altra. Lavoro una maglia alta, vado nella maglia successiva, lavoro anche questa, filo sull'uncinetto e torno indietro lì dove ho lasciato la maglia senza lavorata. La vado a lavorare ad incrocio, quindi incrocio questa maglia sulle due appena lavorate. Filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado nella successiva, lavoro questa maglia, lavoro anche l'altra. Filo sull'uncinetto, torno a lavorare la maglia che ho lasciato in sospeso. Incrocio la maglia, la lavoro. Salto una maglia di base, quindi guardate bene sotto, salto una maglia, vado nella successiva, la lavoro, entro anche nell'altra, la vado a lavorare, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la maglia che non ho lavorato.
Scusate, l'ho presa larga. Ecco qua, la incrocio e chiudo. Salto una maglia di base, vado nella successiva, la lavoro, ne lavoro anche un'altra, torno indietro e vado a prendere la maglia che non ho lavorato. Allargategli bene le maglie, anche se si vedono, sono abbastanza nitide. Salto una maglia di base, vado nella successiva, la lavoro, vado nell'altra e la lavoro. Ok, torno indietro, lavoro la maglia che non ho lavorato, la incrocio. Mi rimane l'ultima maglia disponibile, la vado a lavorare da sola. Questo mi dà i laterali del mio bracciale. Man mano che andiamo lavorando, si vanno vedendo queste striscioline in trasversale, in diagonale, che vanno comunque a dare un po' di movimento al bracciale. Andiamo al giro successivo, 3 catenelle. Sono sul rovescio del lavoro, vado a lavorare un semplice giro di sole maglie alte. Sono al termine, faccio 3 catenelle, giro il lavoro, sono di nuovo sul dritto dove vado a ripetere il motivo. Quindi la prima maglia, come al solito, mi sostituisce la prima maglia alta, salto la maglia successiva, vado nell'altra, lavoro 2 maglie alte consecutive. Torno indietro e vado a pescare la maglia che non ho lavorato. Salto una maglia, vado nella successiva, ne lavoro 2 consecutive. Torno indietro e incrocio la maglia. E di nuovo l'ho pescata grande. State attenti perché comunque già il filato è abbastanza semirigido, quindi cercate di prendere i punti per bene. Salto una maglia, lavoro le 2 successive, lavoro l'altra, quella che non ho lavorato, la incrocio e vado avanti così. L'ultima maglia la lavoriamo singolarmente, che è quella che mi dà il margine al lavoro. Quindi lavoriamo. E questa è la lavorazione che andremo a fare costantemente fino alla lunghezza desiderata. Quanto è sempre il mio discorso, vale per quasi tutti i miei video perché è soggettivo. Io questo bracciale lo vedo molto poggiato sul polso, quindi non voglio, essendo una fascia, non voglio che sia un bracciale in movimento, ma lo voglio proprio fermo sul polso, quindi lo vado a fare tanto quanto è grande la mia circonferenza del polso. Quindi non appena il bracciale si poggia proprio sul polso, vado a considerare i due bottoncini che saranno due perline di chiusura e quindi sarà proprio grande quanto i miei indice e pollice stanno abbracciando il mio polso. Per cui fatevi voi il vostro conto. Io comunque penso che questo bracciale vada così, poi è gusto personale, non lo voglio in movimento, lo voglio fisso sul polso. Quindi andiamo a lavorare tanto quanto e poi ci vediamo al termine per completarlo. Allora, io sono arrivata al termine, quindi sono andata avanti tanto quanto mi serviva per la circonferenza del mio polso. Ovviamente, per come ho iniziato, ho terminato, quindi ho iniziato con 2 giri di maglie alte, termino con 2 giri di maglie alte. Come potete vedere, il bracciale è molto lineare, ha questa caratteristica di essere semirigido, quindi simula perfettamente quello che potrebbe essere un bracciale in oro. E ho voluto dare questo disegnino per dare appunto carattere a quello che è un bracciale che,
può sembrare insomma un po' monotono, appunto volevo farvi notare come un semplicissimo punto può essere reso molto più prezioso dal filato che poi andiamo ad utilizzare, quindi anche senza nessun cristallo dà veramente un bell'effetto. Questo è l'effetto sul polso. Poi ovviamente di presenza dà tutta un'altra luce. Io ho scelto questo colore che è argento bold e questo argento satinato, ma ovviamente sul sito ci sono diverse colorazioni. Poi io vi metterò giù in descrizione tutto il link diretto all'acquisto del filato. Andiamo quindi a chiudere la lavorazione andando a fare la nostra catenella di sicurezza. Quindi chiudiamo tutto. No, scusate, dobbiamo andare a realizzare la catenella per le asoline del, scusate, la stanchezza poi. Dobbiamo andare a realizzare la catenella, le asole per andare a chiudere le perline. Quindi voltiamo il lavoro. Se vogliamo, allora qui voglio dire si tratta di un gioiello, quindi possiamo andare molto così. Quindi o andiamo a camminare con maglie basse oppure con maglie bassissime. Quindi io in questo caso cammino con maglie basse, vado a realizzare le asoline, ne realizzo due, faccio una, due, tre, quattro, cinque, quanto passa una perlina? Sì, cinque vanno bene, cinque, salto uno, due, tre, nella terza entro nuovamente e vado a fare ancora maglie basse fino a 2, 3, 4, no, 3, faccio di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, questo lo sto facendo tutto ad occhio, 1, 2, 3, nella terza entro, lavoro una maglia bassa e proseguo fino al termine. In questo modo ho realizzato due asoline per l'inserimento delle perle. Potete anche optare per dei bottoni gioiello, insomma, qui largo molto alla propria fantasia e a quello che abbiamo in casa, perché io non sono per lo spreco, quindi se in casa avete perline, mettete perline, non andiamo molto perfetto. La perla entra perfettamente. Proviamo anche l'altra. Sì. Ok. Adesso entrerò i fili. Questo potete benissimo entrarlo anche con un ago, dalla testolina un po' larga. Non entra bene. Tagliate magari un po' la punta. Ecco, vedete, entra perfettamente. Andate a chiudere la maglia. Tirate, andiamo sul retro. Sì, sul retro. E facciamo passare il filo tramite tutte quelle maglie basse che abbiamo fatto. Con un poco di pazienza ci riesco. Ok. Poi mettiamo comunque sempre il pizzichino di Asulit che va a sigillare proprio tutto. Tagliamo. Da questo lato entriamo pure il filo e io adesso lo entro e andiamo a cucire le perline.
Per quanto riguarda la cucitura delle perline, ho preso un poco di filo dello stesso, diciamo lo stesso, il Dragon, e vado sul retro, passo tramite alcune maglie. Comincio da qua perché devo. Ok, e mi devo calcolare ovviamente dove devo andare a cucire le perline in corrispondenza delle asole. Ovviamente lascio un pochettino di codina, vado a fare un nodino di sicurezza, quindi entro per due maglie, rientro all'interno del cappio, faccio un nodino di sicurezza e mi vado a calcolare che comunque devo mettere le perline, quindi entro sul davanti. Prendo una perlina, il foro ce l'hanno abbastanza largo da poter passare l'ago e vado a cucire la perla. Vado di nuovo sotto, rientro. Sono uscita in sostanza. Ho beccato lo stesso punto. Allora facciamo così, passo e mettiamo la perla dritta. Ok, adesso mi sposto sempre sul retro per 3 maglie. E faccio la stessa operazione con l'altra perlina. Entro la perla. Qua possiamo andare molto così. L'importante è che sono ben fissa, perché nel modo di metterla possiamo anche poco il filo, rientro, insomma, cuciamo la perlina. Volto, assicuro la lavorazione sul retro, quindi entro, faccio un cappiolino, passo per le maglie. Tanto stiamo pure utilizzando lo stesso filo, quindi andiamo ad assicurarci anche l'altra perlina per sicurezza, perché ripeto, andiamo a toglierlo. Salgo qui, faccio un nodino di sicurezza e passo tramite le maglie e chiudiamo, tagliamo tutto. Ok, questo lo possiamo togliere, qua possiamo tagliare, tanto ora andiamo a mettere la slit, togliamo tutto, questo lo mettiamo al suo posto e questo è il bracciale terminato. Quindi quando andiamo a chiudere, andiamo a provare, andiamo a testare, facciamo la prova del 9, ovviamente l'abbiamo. Ci sta, quindi 5 catenelle ci stanno perfettamente. Il bracciale, le perle sono state messe giuste. E allora, questo è il bracciale terminato. Scusate le chiacchiere finali, ma lavoro così. E allora, questo è il bracciale terminato.
È veramente un bracciale di pochissimo che si fa proprio in brevissimo tempo. Possiamo anche pensarlo come un'idea regalo per il Natale che è prossimo. Vedete come, ripeto, con un punto e un filo si possono realizzare tante cose. Io dico sempre che l'uncinetto è come se fosse una bacchetta magica. Si pensa a quel progetto e all'istante lo buttiamo giù. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, che sia utile comunque per qualsiasi altro progetto. Non è detto che dovete fare un bracciale, potete realizzare anche una cinta, potete realizzare può essere anche il punto per una copertina. Dico, ci possiamo, insomma, io mi piace che i miei video possano essere di spunto anche per altri progetti. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, oppure un gruppo Facebook, Il Mondo di Miro, dove appunto potete pubblicare le foto dei vostri lavori fatti con uno dei miei video. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!